Buongiorno a tutti, sono Marco e sono un fisioterapista della Syllab CAM di Monza. Vi state preparando per la Stramilano? Quello di cui voglio parlare è la parte di riscaldamento e stretching. Innanzitutto, sapete la differenza tra stretching statico e dinamico? Prima di ogni competizione è sempre meglio adottare un sistema di stretching dinamico, cioè cercare di muovere in maniera molto lenta e ampia le proprie articolazioni e riscaldare in maniera progressiva i nostri muscoli. La differenza sostanziale tra dinamico e statico è che il dinamico porta un miglior afflusso di sangue a livello dei muscoli e prepara meglio la performance sportiva. Lo stretching statico purtroppo rimane ancora un grande falso mito, ma deve essere evitato prima di ogni tipo di competizione, sia che sia dilettantistica o a livello più professionale, perché lo stretching statico porta a una riduzione della capacità del muscolo. Quindi quello che vi farò vedere con gli esercizi sono dei movimenti molto semplici che potete ripetere prima di ogni performance. I due esercizi che avevo pensato per attivare al meglio gli arti inferiori sono dei lavori di mobilità dell'anca e del ginocchio. Il primo esercizio prevede un movimento di flesso estensione dell'anca che vi porta progressivamente a scaldare tutta la parte muscolare sia del gluteo che del quadricipite. E in abbinamento possiamo anche muovere il ginocchio in flessione man mano che portiamo l'anca in flessione. In questo esercizio invece andiamo ad allargare verso l'esterno l'anca e a portarla verso l'interno. Anche in questo caso a un movimento dell'anca possiamo abbinare un movimento del ginocchio in modo tale da associare un riscaldamento di tutto l'arto inferiore in un solo colpo. Questi due esercizi invece sono due movimenti di squat e split squat. Fatti ad angoli diversi ti permettono di arrivare il più performante possibile alla tua competizione.